penso che sia con la Ternana sia col Bari, soprattutto nel secondo tempo, perché un po' le condizioni del campo nel primo tempo hanno un po', diciamo, fatto perdere di qualità la gara, secondo me. Poi secondo tempo un po' il campo si è asciugato, cioè asciugato, tra virgolette, è andata via un po' d'acqua, quindi si poteva giocare un pochettino di più a calcio e siamo venuti un pochettino più fuori. Un punto per me è sempre importante, comunque fa sempre, soprattutto se lo ottieni per due volte in rimonta, secondo me, contro due formazioni importanti che sulla carta sono accreditate per la vittoria del campionato, penso che dia morale, più che altro fa prendere consapevolezza ancora di più alla squadra. Ci sai, magari andiamo a Picerno, perdiamo col Picerno, ci diciamo ma che sta succedendo, siamo di nuovo là, poi andiamo in casa con la Ternana e diciamo no, siamo sempre gli stessi, allora non è che siamo sulla strada giusta, la strada dei Faians, quindi penso sia importante per il morale e soprattutto anche per un po' come sono avvenuti questi pareggi, anche in casa con la Ternana diciamo che se andiamo a analizzare la partita forse qualcosina in più abbiamo creato noi, col Bari se va a vedere loro nel primo tempo hanno creato poco rispetto a noi nel secondo, ci siamo tirati fuori diciamo dalla situazione più pericolosa, riusciamo a giocare anche un pochettino più sereni, è normale che vedi davanti a Regina che ha un divario troppo ampio sostanzialmente, sì, e c'è anche da dire che non ha mai mollato tutto il campionato, se non sbaglio a 0 sconfitte, quindi stanno facendo veramente molto molto bene, per quello che si è creato questo distacco enorme con le altre squadre. Noi penso dobbiamo guardare in avanti, cercare di avvicinarci sempre di più perché ancora è lungo, quindi tutto il giro di ritorno si sa sempre che è più difficile fare punti, si lasciano più punti per strada con le squadre piccoline perché giocano tutti alla morte, che servono punti per salvarsi realmente, cambia proprio mentalità di gioco in tante squadre, quindi il girone di ritorno secondo me sarà ancora più avvincente di quello di andata. Secondo me ancora ci manca qualcosina, nel senso non di riconoscenza tra di noi, ormai siamo arrivati, nel senso ormai ci capiamo, ci manca quello step di guadagnare quella frazione di secondo sulle giocate, quindi velocizzare un po' tutto, soprattutto quando vai in quelle partite un pochettino più chiuse e fai un po' più di fatica, sei perdi quell'attimo nella decisione, un attimo di velocizzare la giocata. Questo qui penso che ci possiamo arrivare ed è anche una questione abbastanza veloce. Penso che l'unico step che sia che ci manca è quello lì. Reggio è una piazza dove sono stato che avevo 21 anni quando sono arrivato. E mi ha cresciuto, nel senso che ho fatto diventare un uomo calciatore, quindi ho fatto uno step di 3 anni, tra virgolette, tra andare in prese e tornare. È una città bella che dove c'è una piazza calda, dove io ho vissuto purtroppo un momento non bellissimo storico per la piazza perché venivano un sacco di delusioni e quindi c'era un po' di meno gente rispetto a quello che c'è adesso, che è fantastico da vedere, penso. È una piazza che merita tanto, sono contento tra virgolette che stiamo facendo questo campionato perché la città se lo merita, penso che sia una cosa importante.